Campionato e Champions League, oramai ci siamo ed è da vedere come il Napoli ci arriverà a questi due impegni, sabato a Cesena allo stadio Dino Manuzzi contro i bianconeri e poi il mercoledì successivo all'Etihad Stadium di Manchester contro i Citizen di Roberto Mancini. Bisognerà vedere come ci arriva dal punto di vista fisico e mentale. Ci sono delle assenze in campionato da sopperire, una su tutte quella di Walter Gargano, squalificato. C'è da valutare il recupero di Marco Donadel. Sarà un Napoli quindi old style, vecchio stile, quello che scenderà in campo sabato sera a Cesena con due soli nuovi acquisti che saranno in campo sin dal primo minuto. I due perni del centrocampo azzurro, Gökhan Inler, l'acquisto più importante del recente calciomercato, in assoluto di tutto il calciomercato, con i suoi 18 milioni di euro, e Blerim Gemaili, prelevato dal Parma per una cifra importante, 10 milioni di euro. E in una recente intervista lo svizzero ha ribadito: beh, se il Napoli mi ha pagato 10 milioni di euro vuol dire che io questi soldi veramente li valgo. E speriamo che sia così, perché il Napoli non può e non deve assolutamente sbagliare la prima. Vincere a Cesena, fare il risultato positivo a Cesena sarebbe in assoluto il miglior viatico per iniziare bene il cammino in Europa. Tutta l'attenzione della Mazzarri Band è rivolta all'impegno di campionato ed è giusto così, un impegno per volta. Il Napoli non può permettersi il lusso di guardare troppo in avanti e quindi la speranza di tutti i tifosi azzurri è quella di iniziare bene il torneo per poi aprire una pagina che potrebbe riservare delle piacevolissime sorprese, la pagina dell'Europa. L'attenzione in questo momento è rivolta alla sfida con i bianconeri, ma non si può non pensare anche a quella col Manchester City. È una sfida suggestiva, una sfida che stuzzica la fantasia dei tifosi. I 2.706 biglietti che il Citizen ha fatto pervenire al Napoli sono stati venduti in un battibaleno, quindi ci saranno sicuramente 2.706 tifosi nel settore riservato agli ospiti, ma immaginiamo, vista la fantasia dei napoletani, che in tanti non perderanno questa occasione per seguire Napoli nella sua prima uscita ufficiale in Champions League, perché quella lontanissima del 1990, pensate un po', era ancora la vecchia Coppa dei Campioni. Quindi ci sarà mercoledì prossimo in Inghilterra il primo vero e ufficiale battesimo del Napoli in questa competizione. Napoli che presenterà una formazione diversa rispetto a quella che scenderà in campo sabato. Ci sarà forse spazio per Goran Pandev, comunque tutte le scelte sono nelle abili mani di mister Walter Mazzarri e sarà proprio l'anno di Mazzarri, ne siamo sicuri, un Mazzarri che vuole primeggiare anche rispetto ad un suo conterraneo. Mi riferisco ovviamente a Massimiliano Allegri, il tecnico del Milan, campione d'Italia. A proposito di Milan, ma stiamo già andando troppo in là, il Milan è il prossimo avversario, il Napoli si troverà al San Paolo dopo la Champions League. Buon campionato a tutti.